una mattinata di sport con il trofeo podistico Città di Alcamo, 480 iscritti, assessore Benenate, è anche un momento di promozione per la città. E da dove provengono, diciamo, gli atleti che hanno partecipato a questa manifestazione? È la sesta edizione di questo trofeo Alcamo Città d'Arte, chiamato appunto così perché gli atleti corrono per il centro storico proprio per vedere tutte le nostre bellezze del centro. E gli atleti sono circa 500, abbiamo incrementato rispetto all'anno scorso tra adulti e bambini, ed è il primo di un lungo palinsesto di eventi che ci sarà da qua fino all'inizio dell'estate e poi continuerà successivamente. Assessore Vittorio Ferro, buongiorno. Da qualche anno è scoppiata in te la passione per le gare. Come nasce questa passione e a quante manifestazioni hai partecipato fino ad oggi? Risultati e prossimi impegni. Ok, allora, questa passione, diciamo, è iniziata durante la fase finale della prima pandemia, diciamo, del primo lockdown, perché non mi piaceva l'idea di ritornare subito alla stessa vita. L'anno scorso poi la prima gara qui ad Alcamo, e da allora ho fatto circa 40 gare, e a distanza di un anno sono primo di categoria in uno dei campionati, diciamo uno dei campionati minori che si svolgono in Sicilia occidentale. La prossima sarà la mezza maratona domenica a Marsala. Una bella soddisfazione. Assolutamente sì. Gareggiare ad Alcamo. Assolutamente, è una manifestazione bellissima, è una giornata di festa. Si è fatto molto gruppo per organizzare, tutte cose positive, insomma. Antonino Macaluso, 91 anni, di Partenico, iscritto alla SD Sport Amatori di Partenico, è l'atleta più anziano che ha partecipato alla gara podistica della città di Alcamo. Da quanti anni pratica questo sport? Da 40 anni, 41 anni. Quindi ha partecipato a tantissime gare? A tantissime gare, tutte le gare che ci sono nell'anno, io l'ho fatto tutte, 35, 36, 40, ho fatto tutte queste gare, come maratone, come i mezzi maratone, come 10 km, come 7, 8 km, l'ho fatto tutte. Da quanti anni viene qua ad Alcamo a correre? Ogni anno, quando hanno fatto la gara, vengo a correre. Quindi lei, le faccio complimenti, in perfetta forma sia fisica che psichica. I prossimi impegni agonistici di Antonino Macaluso, le prossime gare? Devo andare al Boggetto a fare una gara giorno 13, mi pare, o 17 che è, fare una gara nella montagna. Devo rimetterlo che va... Al santuario. Alla chiesa santuario.